Questo video ci racconta la vicenda di una giornata estiva calda e soleggiata trascorsa a Lourdes, una rinomata località francese famosa per il suo significato religioso. In quella località si radunò un gruppo di credenti che aspiravano a trovare sollievo dalle proprie malattie e sofferenze. In mezzo a loro si trovava Giovanna, una giovane donna che aveva perso la vista a seguito di un incidente. Giorno dopo giorno, Giovanna rivolgeva ferventi preghiere sperando in una grazia divina. Prima di iniziare, ti invitiamo gentilmente ad iscriverti al nostro canale e a mettere mi piace a questo video. La tua collaborazione ci aiuterà a diffondere la fede e la parola di Dio. Mentre il gruppo si avvicinava alla rinomata piscina, Giovanna udì una voce interiore che le suggeriva di immergersi nell'acqua, nonostante le sue paure e incertezze. Tuttavia, Giovanna decise di seguire quell'intuizione e si gettò coraggiosamente nella piscina. Quando emerse dalle acque, una sensazione di calore si diffuse in tutto il suo corpo e, alzando lo sguardo, finalmente poté contemplare nuovamente il mondo che aveva perso a causa della cecità. Fu un autentico miracolo. Giovanna ringraziò con tutto il cuore Dio per averle restituito la vista. Gli altri credenti rimasero sbalorditi di fronte a ciò che avevano appena visto. Alcuni di loro decisero di seguire l'esempio di Giovanna e si immersero anch'essi nella piscina, nutrendo la speranza di ricevere un miracolo simile. E così accadde. Uno dopo l'altro, quei devoti emersero dalle acque, completamente guariti dalle loro malattie e sofferenze. La notizia del miracolo si diffuse rapidamente, raggiungendo ogni angolo di Lourdes e oltre. Persone provenienti da tutto il mondo cominciarono ad affluire presso la piscina di Lourdes, sperando di ottenere un miracolo simile a quello vissuto da Giovanna. Tuttavia, c'era qualcosa di enigmatico e inspiegabile in tutto ciò. Come poteva una piscina così ordinaria possedere un potere così straordinario di guarigione? Come poteva alleviare le persone dalle loro malattie e sofferenze? La risposta potrebbe risiedere nell'acqua stessa che riempiva quella piscina. Molti devoti credono che l'acqua della piscina sia stata benedetta da Dio e che possieda eccezionali proprietà curative. Alcuni raccontano di aver bevuto quell'acqua e di aver trovato sollievo dalle loro malattie. In particolare, una storia è spesso ripetuta dai pellegrini di Lourdes. È la storia di un anziano uomo afflitto da una grave malattia polmonare. I medici avevano dichiarato che non potevano fare nulla per lui e che il suo tempo sulla terra era limitato. Disperato, l'uomo decise di recarsi a Lourdes per pregare presso la piscina. Quando giunse sul posto, vide molti altri fedeli che entravano e uscivano dalle acque completamente guariti. L'uomo decise di provare. Si immerse nell'acqua della piscina e pregò con fervore. Quando emerse dalle acque, sentì un immediato sollievo nei suoi polmoni. Respirava con maggiore facilità e il dolore era scomparso. L'uomo ringraziò Dio per il miracolo che aveva ricevuto e decise di portare con sé un po' di quell'acqua della piscina. Tornato a casa, continuò a bere quell'acqua ogni giorno e la sua salute migliorò progressivamente. Ma perché Dio aveva scelto proprio quell'uomo per compiere un simile miracolo? Forse perché aveva pregato con fervore e aveva mantenuto fede in lui, oppure forse era semplicemente giunto il momento opportuno per ricevere quel dono. La verità è che solo Dio conosce le ragioni dei suoi miracoli, ma una cosa è certa: Dio è sempre presente accanto a noi, persino nei momenti più difficili della nostra vita. Basta avere fede e pregare con tutto il cuore per ricevere i suoi miracoli. Ma perché Lourdes occupa una posizione di grande importanza per i cristiani cattolici? Lourdes rappresenta un luogo di pellegrinaggio di estrema rilevanza per i cattolici, poiché è qui che nel 1858 la Vergine Maria apparve a una giovane ragazza chiamata Bernadette. Durante le sue apparizioni, la Madonna trasmise a Bernadette numerosi messaggi e indicò la sorgente di un'acqua prodigiosa che sgorgava dalla grotta di Massabielle. A partire da quel momento, un gran numero di pellegrini si è recato a Lourdes per pregare nella grotta e immergersi nelle acque della piscina.
Molti di loro hanno sperimentato guarigioni e prodigi grazie alla loro fede e alle loro suppliche. Lourdes rappresenta un luogo in cui i credenti cattolici possono rinnovare la propria fede e avvicinarsi a Dio, un santuario in cui possono pregare e trovare conforto nelle proprie tribolazioni, un sito in cui possono testimoniare il potere straordinario di Dio. Ma esistono anche altri motivi per i quali i cristiani dovrebbero fare visita a Lourdes. Lourdes costituisce un rifugio in cui è possibile trovare serenità e tranquillità, lontano dalle tensioni e dagli affanni della quotidianità. È un luogo in cui è possibile riflettere sulla propria esistenza e sul rapporto personale con Dio. In aggiunta, Lourdes propone numerose opportunità per partecipare a celebrazioni religiose come messe, processioni e momenti di adorazione. Queste celebrazioni possono aiutare i credenti a rafforzare la loro fede e ad avvicinarsi sempre di più a Dio. Durante il pellegrinaggio a Lourdes, è altresì essenziale dedicarsi alla preghiera, non solo per se stessi, ma anche per tutti gli altri fedeli presenti. Pregare gli uni per gli altri rappresenta un modo per dimostrare solidarietà e reciproco sostegno, per condividere le gioie e le sofferenze, e per sentirsi parte di una comunità di credenti. Durante il pellegrinaggio a Lourdes, è possibile recitare una varietà di preghiere. Una preghiera molto diffusa è il rosario, che può essere pronunciato mentre si percorre il sentiero verso la grotta o mentre si sta in silenzio di fronte all'immagine della Vergine Maria. Un'altra preghiera comune a Lourdes è il Magnificat, che esprime gratitudine a Dio per le sue benedizioni e il suo amore. Esistono quindi molteplici ragioni per cui i cristiani dovrebbero effettuare un pellegrinaggio a Lourdes e una varietà di preghiere che possono essere recitate durante tale viaggio, sia pregando nella grotta che immergendosi nelle acque della piscina. C'è pace e tranquillità, si incontrano altri fedeli e si partecipa a celebrazioni religiose. Lourdes offre qualcosa per ogni individuo. Spero che questa storia ti abbia ispirato ed emozionato. Ricorda sempre che Dio è con noi in ogni momento, anche nelle situazioni più difficili della vita. È sufficiente avere fede e pregare con tutto il cuore per ricevere i suoi prodigi. Ti ringrazio per averci dato l'opportunità di condividere questa storia. Che Dio ti benedica sempre. Ecco una preghiera che potresti recitare durante il tuo pellegrinaggio a Lourdes. Signore Dio, Padre misericordioso e amorevole, ti ringraziamo per averci guidato fino a questo luogo sacro, dove la tua presenza si manifesta in modo tangibile e reale. Ti chiediamo di benedire il nostro pellegrinaggio, di rafforzare la nostra fede e di avvicinarci a te. Aiutaci a trovare pace e serenità in questo luogo, a percepire il tuo amore e la tua misericordia. Affidiamo a te le nostre preoccupazioni e le nostre sofferenze, e ti chiediamo di guarirci con il tuo potere prodigioso. Guidaci nella guarigione dalle malattie e nella riscoperta della speranza e della gioia nella vita. Ti chiediamo anche di benedire tutti gli altri fedeli qui presenti, di ascoltare le loro preghiere e di concedere le loro richieste. Aiutaci a pregare gli uni per gli altri, a sostenere e incoraggiare i nostri fratelli e sorelle nella fede. Signore Dio, ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto per noi e ti preghiamo di continuare ad accompagnarci nel nostro cammino. Guidaci sempre sulla via della giustizia e della verità, e aiutaci a vivere secondo la tua volontà. Amen.